Il lettore MP3 dato in dotazione col progetto Ascolta Libri si può, come sapete, collegare al computer. Il computer lo riconosce come un disco rimovibile. Dentro il lettore c'è una cartella, la cartella audiolibri, la cartella dove voi inserite gli MP3 e i file audio che scaricate sia dal CILP, ma eventualmente potete inserire file audio vostri, creati da voi, o file audio e audiolibri che trovate in rete. E vediamo come si può, ad esempio, andare su un sito di audiolibri gratuiti per scaricare degli altri audiolibri. Il sito si chiama LiberLiber e nella home page avete la possibilità di selezionare audiolibri. Potete scegliere le opere per autore o per titolo. Vedete che per ogni autore avete la descrizione degli attori e la lista eventualmente dei vari capitoli. In questo caso, Sogno di una notte di mezz'estate, avete atto primo, atto secondo, atto terzo, atto quarto e atto quinto divisi per file MP3. Cliccando sul link vi parte direttamente il file in esecuzione. Se volete salvarlo sul vostro computer dovete fare tasto destro sul link, salva collegamento con nome. Scegliete una cartella, potete anche scegliere direttamente di salvarlo sul vostro disco rimovibile, sul vostro lettore MP3, dentro la cartella audiolibri. Potete anche cambiare il nome dell'MP3. Cliccate su salva sul vostro disco rimovibile, sul vostro lettore MP3, dentro la cartella audiolibri. E se voi tornate all'interno del vostro sistema operativo, vedete che dentro al lettore MP3 abbiamo salvato. A questo punto noi possiamo cliccare sul file e vedere, controllare. Vermi coperti di piombo e E è un file che sarà all'interno del nostro lettore, noi potremo far ascoltare e ascoltare attraverso le cuffie o attraverso le casse.